Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Gedonia, un gioco in uscita il primo di giugno. Lo sto giocando ancora prima dell'uscita, quindi non so dirvi un prezzo. Un gioco che sembra essere molto interessante, è stato proprio un fulmine a ciel sereno, me lo sono trovato lì una mattina e ho detto, cavoli, la grafica sembra quella di Zelda. Al momento lo usciranno in Early Access e ci rimarranno per 14-18 mesi, quindi un tempo molto grande. Guardate anche solo l'animazione del cavallo, molto carino. Ricorda Zelda perché appunto potremmo vagare in varie zone. Vedete la Green Vales da livello 1-10, la Golden Forest dal 7 al 15, poi ci sono altre zone, più altre zone di livello 25 superiore che non sono state implementate. Manca anche tutta la storia principale. Ogni tanto sentirete questo rumorino qui, cioè questa assenza di volume, perché in pratica il gioco sta tentando di comunicare con lo sviluppatore quante volte, a detta di un amico sviluppatore, quante volte il gioco viene avviato. Io ho impedito questa cosa perché voglio farmi i fatti miei, quindi ogni tanto magari potrebbe succedere, diciamo, questa piccola interruzione d'audio. Il gioco è giocabile in tre modalità: dungeon casuale, generato randomicamente, proceduralmente, dove combattiamo, un'arena dove combattiamo contro un nemico, oppure la modalità open world, che è quella che farò ora. Andrò a caricare la mia partita, quella che ho fatto fino a questo momento, dove all'inizio si parte all'interno di un piccolo dungeon, si uccidono due larve, insomma. Questo è il mondo di gioco. Siamo in questo piccolo villaggio dove io qui ho dovuto, col tasto F vedete potete interagire con gli oggetti, ho dovuto riparare il pozzo. In realtà potevo farlo in vari modi, cioè potevo usare una corda e ripararlo, oppure potevo usare, se avevo agilità 4, potevo andare giù e vedere che cosa c'era che non andava. Io ho trovato una corda qua dietro e l'ho usata. Possiamo andare inoltre a parlare con i vari NPC. Qua abbiamo una guardia, è doppiata tra l'altro, e col tasto CTRL andiamo a correre. Qua possiamo parlare, questo è un panettiere. Vedi una ragazza qui intorno, Eddie è il suo nome, e sto per sposarla. Devo trovare una mela perfetta per la mia dolce di fidanzamento. Per me il pane è vita, e il suo sapore è amore. Va bene. Allora, in pratica, poi qua abbiamo ancora, continuano a sfracassarmi, ma non possiamo colpire nessuno, quindi ok. Mostrami che cosa ha in vendita, vedete che vende tutti questi oggettini. Possiamo andare anche cliccando col destro a vendere. Non c'è fame, non c'è sete. Le meccaniche di sopravvivenza non ci sono, ma possiamo nel mondo costruire la nostra casa. Non so ancora come, lo vedremo. Qua vende degli spellbook, ma ora vi faccio vedere come funziona. Allora, il tasto N qua in alto, ve li faccio vedere tutti, ci fa vedere le varie fazioni: la Gelda dei guerrieri, i banditi, i barbari, l'accademia di magia, il sacro monastero, i necromanti e i mercanti. Possiamo avviare cliccando qua una quest per la reputazione. Col tasto C apriamo il nostro inventario, tra l'altro con la I vado a aprire questo e vado a equipaggiare anche lo scudo, così vado a usarlo. Poi abbiamo tutte le nostre varie statistiche, nulla di nuovo fin qui. La I l'abbiamo visto, e ogni tanto devo continuare a cliccare perché continua a uscirmi questa minaccia, insomma. Col tasto B apriamo le abilità, possiamo andare a spendere gli skill point che guadagniamo ogni livello, e all'inizio possiamo determinarci dei punteggi che sono classica forza, l'agilità, il carisma e così, e quelli vanno poi a determinare la nostra possibilità di usare armature pesanti piuttosto che usare spade, appunto. Usare la magia se abbiamo intelligenza la potenziamo almeno di un punto all'inizio, e il carisma invece ci consente di avere dei companion fino a un massimo di 4. Vedete che abbiamo anche abilità di blacksmith, di lavoratore della pelle, il sarto, l'alchimista, il cuoco, l'incantatore, quale varie magie, l'arcana, l'elementale, la sacra, la oscura e la naturale.
Qui abbiamo invece variabilità da bandito alla difesa, alla arcieria, fra io aggiungo ferocity, vedete possiamo andare a potenziare una cosa, vari alberi di abilità, possiamo premere il più e quindi andare a potenziarle. Le abbiamo prese entrambe, no? Però le abbiamo prese adesso tutte e due, quindi in pratica possiamo poi andare a vedere le abilità e aggiungerle qui, se sono abilità attive. La metto su lì, clicco con il destro, questa è passiva, ok, abbiamo buttato via dei punti, ma pazienza, prendo anche un'abilità di magari di magia. Qua How's it abbiamo, going? Welcome, possiamo buffoon! comprare dei libri di magia, incantesimi, possiamo accumulare, diciamo, imparare ricette di crafting. E questo chi è? Questo lui chi è? È veramente pallosissimo Fine questa day, cosa isn't it? che devo risolverla. Lo segnalerò agli sviluppatori, dirgli che mi rileva questa minaccia qui e chiederò spiegazioni, ma al momento non è nulla di preoccupante, assolutamente. Possiamo poi anche interagire con le porte, quindi vedete possiamo entrare negli edifici, possiamo andare a saccheggiare tutta la roba. Allora, a questo punto io ho 50 monete e direi di farvi vedere il cavallo, perché il cavallo, vedete, io non ce l'ho ancora. In basso vedete l'abilità, abbiamo l'abilità Q che dà questo colpo qui. Su da Q e 1, 2, 3 sono le abilità, 4, 5, 6 e 7 sono le varie pozioni che possiamo andare a trascinare, o l'acqua, possiamo trascinarla qui e la usiamo. L'ascia la possiamo alternare alla spada come arma iniziale. Qua vedete che mi dice che andando sul calderone che non abbiamo punti, non abbiamo ricette. Questo How's tizio it qui ci going? vuole dare un cavallo, io pago e mi prendo il cavallo che vedete adesso in basso a destra nella barra sotto. Quindi premendo il tasto 8 vado a evocare il cavallo e con il tasto F salgo a bordo. Vedete che adesso lo vado a girare. E sembra molto interessante perché poi premo il tasto allora, M la mappa, quindi vedete ci troviamo al momento qui alla Green Vales, siamo qui, poi qua c'è una quest, qua c'è la foresta, ci sono le rovine ventose, qua la steppa, boh, qua altro, insomma da esplorare e con il tasto J apriamo le visioni, le note, ho bisogno di un cavallo. Adam ha bisogno di una mela. Col tasto ESC invece apriamo il menu classico, va bene. Vediamo un attimo se al momento ci sono due lingue, il russo o l'inglese, nessun problema. Sto giocando tra l'altro anche 3840, ma va bene, in 4K, ma va bene. Mostriamo le ombre, l'interfaccia non c'è ancora nulla. È un gioco che appunto, come hanno dichiarato, resterà in early access per parecchio tempo, 14-18 mesi, quindi un anno e mezzo. E io spero che vadano ad aggiungerli. Infatti, nel dungeon iniziale, quando raggiungevamo un portale, una sorta di piattaforma, di pentacolo, ci diceva qua c'è una storia, ma non c'è ancora. Quindi va bene. Allora, F per scendere da cavallo. Non possiamo attaccare a cavallo. Quindi tengo premuto F. Poi vabbè, premo 8 così tolgo il cavallo. E lì ci sono due banditi. Due banditi li ho già affrontati, a dire la verità. E non è un granché al momento l'intelligenza artificiale, per quanto vadano comunque a parare ogni tanto pure loro. Vorrei impostare, scusate, vorrei impostare la spada qua. No, non me la fa mettere, mannaggia, perché? Vabbè. Non ho ancora un'idea di come fare la casa, come poterla costruire. Insomma, bisogna fare attenzione perché questi tizi qui sono molto pericolosi. Non hanno una grande intelligenza, come potete vedere, perché non si muovono. Poi ogni tanto adesso io ne uccido uno. Adesso questo inizia a parare, quindi voglio bere. Bevuto, non c'era l'animazione, però insomma no, non c'è neanche curato, a dire la verità. Quindi sono quasi morto. Quindi direi che è ora di telare. Ah, ma non ho neanche usato l'abilità, a dire la verità. Quindi vedete che sono imparata tutti e due in modo abbastanza stupido. Stanno rotolando. Adesso vediamo se. Ok,
Ok, ce l'ho fatta contro ogni aspettativa. Io lo so che tanti di voi che stanno guardando il video hanno pensato adesso Indy muore come al solito, e invece no. E invece no. Allora, ok, diamo un'occhiatina in giro se c'è qualcosa. Oh. Non dirmi che le mele crescono sul cespuglio. No, ho trovato delle bacche del vento. E là c'è qualcosa che non so cosa sia, ma vorrei prendere il cavallo e andare a vedere. Con lo shift facciamo la corsa, invece col control, scusate, facciamo la corsa, e con lo shift invece facciamo la corsa del cavallo. Dobbiamo uccidere una bestia, come dice la quest lì, quindi adesso lo andremo a fare, però io vorrei mangiare il formaggio. E soprattutto andare a vedere, perché magari non ho neanche equipaggiato. No, ok, l'abbiamo equipaggiato. Questo è un tin cloth nel tessuto. Abbiamo una freccia semplice. Vorrei provare l'hunting bow, così proviamo anche l'arco. Però vorrei capire prima che cos'è questa cosa qui. Scusatemi, veramente non riesco a risolvere questo problema. Ho disabilitato anche dall'antivirus le notifiche, ma continuo a farmele vedere, quindi pazienza. Allora, intanto è diventata anche notte, molto interessante. Là c'è un albero fluttuante che sembra essere quello delle mele, ma vorrei dare un'occhiata alle frecce. Abbiamo 5 frecce. Vediamo come funziona. Ok. Fisica totalmente assente, devo dire, però. Oddio, ma neanche troppo. Finito le frecce. Vabbè. Scudo. Allora, l'accetta. Allora, possiamo provare a combattere contro queste due cose, così completiamo la battaglia qua della Q. Sì, molto stupidi i cosi qua. Molto interessante, datemi la chitina, il carapace, insomma quello che è. E andiamo via. Non so che cosa sia questa cosa qui, cioè non me lo muove, ma boh. Andiamo là in fondo che c'è quel bell'albero là e diamo un'occhiata. Ovviamente questo è un gioco che vi mostro così. Ovviamente secondo me non è pronto per essere un gioco su cui passerete decine e decine di ore perché è un early access, però se verrà aggiornato come si deve, e qua è il grande rischio degli indie, potrebbe essere proprio un giocone, uno Zelda per PC. Mi sento di definirlo così. Ok. Ah, possiamo parlare con l'albero? Hello. Posso avere alcune mele? Di sicuro tu vuoi qualcosa da me? Quindi? Mi ha buttato giù? Ma io sono salito addosso, via 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 via, fuggi 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 sciocco. Non ho abbastanza stamina. Ok, il cervo è andato. Carne fresca e tutto. E qua? Vai. Uno scoiattolo che parla. Ehi. Hai già. Ah, ho preso una. Ok, no, 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 no. Ho una mela, gliela porto al tizio. Non è che gliela do allo scoiattolo adesso. Anche se è una scelta molto dura, ma direi che non fatico a scegliere il tizio del villaggio, che magari mi dà anche qualcosa. Il mondo lo trovo anche abbastanza vuoto al momento. E sarà da vedere un pochino come lo svilupperanno. Si potrà magari fare un video tra un po' e vedere come lo porteranno avanti. Io, allora, le impressioni sono, allora, giochi di questo tipo con un mondo aperto così spesso sono degli asset già pronti, oppure promettono delle cose, poi la grafica a livello di gameplay è legnosissimo ed è spaventosamente brutto. Questo gioco qui non è male, non mi sembra male, le premesse sono buone. E ovvio, si può nascondere dietro l'angolo anche qui lo scam, la truffona, ma magari anche no, non lo so. È un gran dubbio, dipende anche dal costo. Se mi chiedono 10 euro ci può stare, secondo me.
Non ho preso la mela, quindi sì, ho preso la mela, ma Hello. Ok, forse ho trovato quello che cerchi, perfetto. Livello 4, fantastico. Ah, c'è anche l'animazione del tizio che porta la torta dalla tipa. Vediamo un po'. Hello Eddie, ho fatto questo per te come prova del mio amore. Vuoi sposarmi? Non possiamo stare insieme. Bene, la mangerò da solo. Cosa succede? Oddio, gli ho dato una mela avvelenata. Tanto ti luto, poi parlo con lei. Gli ho dato delle mele avvelenate. Vabbè, allora non è successo niente. Quanti soldi ho? Voglio andare a 30, vediamo. Voglio andare a vedere una cosa adesso. Continua a indispettirmi per questo stamane. Vabbè, magia elementale. Prendo i fulmini, spendo i punti. Ice element, fire element. Faccio anche il fire element. E prendo tutti gli incantesimi, scusate, prendo, li metto qua. Posso cercarne ancora uno, ancora un punto. Ok, e prendo un altro, così alla prossima prendo le radici, insomma, la magia della terra. E sarà da provare adesso, vediamo un attimo se funziona. Vediamo, tasto 2. Tasto 1. No, non ho ben capito cosa fanno questi spell, ma vediamo un attimo adesso comprando qualcosa qui, se c'è qualcosa di interessante. Fammi vedere cosa è in vendita. Allora, io intanto ti vendo la carne, ti vendo la pelle, ti vendo questi sapori qui, ti vendo delle mele. Ah, questa mela sembra buona, ma chi lo sa che cosa succederà quando la mangi? Non la vuole, non la compra. La chitin. Gliela vendo, gli vendo anche le berries. Gli vendo anche questo. Ok, ho 66 monete. Posso comprare Unstoppable, la storia di Gedonia, Anxiety, Unstoppable. Compro Unstoppable. Perfetto, grazie. Unstoppable, lo leggo. E ho appreso una nuova abilità. Ma sarà da capire dov'è. B. Unstoppable. Che abilità è? Ho appreso un'abilità che però non so dove sia andata a finire. E non lo so. Combat Master. Pare. And, vabbè, ho preso un incantesimo che non so dove è andato. Comunque, la notte è molto carina qui. Volevo provare una cosa, voglio vedere se c'è modo di tagliare alberi. Adesso una prova così, vediamo se mi dà la possibilità di tagliare alberi, ma non credo. No, non credo, infatti. È un'ascia a due mani questa. Vediamo se troviamo qualcuno che è in grado di costruire cose. Good day. Good day. Questo? Diamo un'occhiata anche nelle case, vediamo com'è fatto. Si è buggato qualcosa perché continua a uscirmi il premere F per montare e smontare il cavallo. Lo faccio sparire. Qua lancio, vabbè, lo spell. Vediamo, riprendo la spada, che almeno mi dà più soddisfazione. Non si può salire la scala. Vediamo se così si riesce. Ok, sì, ma non è una casa visitabile, ecco, per quello che non si può. Questa casa sì. Ed è. Che cos'è? Una cassa dove io ti frego tutto. E questo cos'è? Un telaio? Oh, sì, è un telaio. Ciao. Slaya Beast, non so dove sia la Beast da. Ah,
Ah, cavoli, la carne, dovevo dargli, l'avevo appena recuperata prima, mannaggia dal cervo. Vabbè. Allora, siamo andati prima. Andiamo a vedere di là cosa c'è. Là in cima. C'è una torre, vediamo. Quindi. Sono più indispettito per gli avvisi dell'antivirus continuamente che per il gioco non mi dispiace. Ovvio che è un gioco dove dovete tornarci dopo qualche mese, secondo me. A meno che non lo volete esplorare, perché al momento è tutto qua. Cioè, è tutto qua, ci sono le quest da fare, non c'è una storia però. Good Good day. day. Ciao. Quindi? Niente, questa è parte un po' così. Poi, come vi dicevo, si può tornare al menu principale. Ah, aspettate, scusate, salvo il gioco. Esco. E vedete che qua possiamo fare il dungeon o l'arena. Vediamo l'arena come funziona. Qua creiamo il nostro personaggio, quindi molto carino come cosa, come tipo di capelli, la barba, il colore della barba, il nome Arenio. Lo mandiamo in arena e qua vedete le abilità, potete mettere carisma, vedete una volta che prendete intelletto vi sblocca la possibilità di lanciare incantesimi, la forza gli date 2 punti, prendete la possibilità di usare armature pesanti e armi 2 mani, l'agilità non so che cosa vi dà ma al momento, ah sì, questo che è la possibilità di sprintare e qua sotto invece andare ad avere il numero di compagni più alto, io al momento non me ne frega niente del carisma, metto tutto in forza e in agilità. Tolgo anche l'intelligenza. E vediamo come funziona questa parte qua. Perché il dungeon alla fine ci genera un dungeon. Qua invece si va a combattere. Sono pronto a combattere. Quindi. Si combatte? Salve. Ah, ma siete in due? Non ho neanche abilità, quindi. Questo sta bloccando, però prima eliminiamo il primo. Ok. Ora, tocca a te. Devo capire come cavolo si rotola. Ho finito anche la stamina, quindi devo recuperare un po' di stamina. Ok. Bene, finito. Luto, soldi, luto, soldi. E il tizio esce di nuovo e ci offre un altro combattimento. Ok, salve. Voglio acquistare equipaggiamento. Ah, interessante, qua si acquista equipaggiamento. Molto interessante. Ora usciamo, perché qua è un'altra carriera, insomma. New game, dungeon. Vabbè, questo è. Lo chiamiamo Cavernio. E. Tutto forza, agilità. Forza. Ok, andiamo. E vediamo il dungeon com'è. Interessante. Ah, ok. Salve. Insegnami il crafting. Ah, queste qua sono tutte le ricette di crafting. Ah, di roba ce n'è, le icone non sono male, ma ovviamente mi rimetto nelle mani di chi la programmazione la conosce e sa se sono asset o meno. Comunque, in pratica, niente, è fatto tutto a stanze così, e dove veniamo costantemente attaccati. Qua abbiamo la mappa del. Andiamo avanti, vediamo, ma credo sia. Ecco, sì, viene generato proceduralmente, ma ovviamente a stanze di questo tipo. Bene, niente, ragazzi. Allora, questo era Gedonia, ve l'ho fatto vedere un po' così, velocemente, abbiamo visto un pochino quello che ha da offrire. Vi sto parlando comunque della versione Alpha 0.1. La versione 0.1 ha già diverse cose. Uscirà il 1° giugno, non so il costo, però. Calcolando che resterà in early access 1 anno e mezzo, credo che potrebbe diventare anche un bel giochino, insomma, uno
uno Zelda per PC? Non lo so, si può costruire una casa, si può già fare in questa versione, bisogna scoprire come. È un po' ancora il newsetto, e c'è questo problema qui che comunque spiegherò subito agli sviluppatori, niente di preoccupante però, e per quello che andava via l'audio ogni tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate di Gedonia e alla prossima, e ciao ciao!